Volevo approfondire il discorso che abbiamo fatto in altri video sulle pentatoniche maggiori, minori, blues e con la sesta, anche per approfondire la unit appunto che riguarda questo argomento, che è quella che troverai nel metodo Armonia e Teoria Pratica che ho avuto il piacere e la fortuna di poter realizzare insieme a Massimo Varini. Per quanto riguarda l'approfondimento di queste scale proprio sullo strumento, volevo riprendere il discorso dei 5 box che caratterizzano le pentatoniche. Incominciamo a vedere in tonalità di Sol minore il primo box, che è quello che troveremo al terzo tasto, e le note che lo caratterizzano saranno Sol, Si bemolle, Do, Re, Fa e così via. Se noi incominciamo ad eseguire questa scala in ordine conseguenziale tra di loro, queste note in base all'ordine che si presentano sul manico, avremo questo tipo di sound. Adesso noi potremo spostarci e continuare lungo tutto il manico, quindi secondo, terzo, quarto e quinto box, te li faccio vedere in conseguenza tra di loro. Come fare? Intanto c'è la prima parte che è quella meccanica, cioè imparare la posizione delle note sul manico. Io consiglio sempre ai miei allievi di incominciare già da questa primissima fase ad associare, va bene, la posizione sul manico, ma anche il nome delle note che stiamo andando a suonare, perché come vedremo più avanti è importantissimo sapere che nota stiamo suonando, perché ogni nota non è a caso, chiaramente, ha un intervallo preciso con la precedente o con la successiva o nel contesto proprio della tonalità di impianto nella quale stiamo suonando, e quindi cambiare su una progressione 1-4-5, che è quella che caratterizza proprio il blues, in tonalità di Sol, quindi Sol, Do, Re, 1-4-5, avremo Sol settima, Do e Re, e così via. Nella progressione tipica del blues che sentiremo anche più avanti in questo video. Cosa succederà quindi? Che dopo questa prima fase tu comincerai già a memorizzare le scale lungo tutto il manico, in tutte le tonalità ovviamente, ma hai bisogno anche di trovare dei lick o dei piccoli esercizi per poter far sì che queste scale siano davvero potenti anche nella suonabilità. Ad esempio, ritornando alla scala nel primo box in Sol minore, possiamo vedere che come per tutte le altre scale, possiamo andarle ad eseguire a pattern, a gruppi di quattro note, tipo ad esempio. Importante sarà quello di imparare sì la scala, ma cercare subito di trovare un lick, un fraseggio, una combinazione di note che ti piace, magari perché in tutti i dischi che hai sentito, che hai ascoltato, hai trovato questo tipo di sound che ti è rimasto più impresso di altri. È anche molto importante la parte di ear training. Ovviamente ascoltare più grandi bluesmen, da Robin Ford a B.B. King, a Steve Ray Vaughan, a Clapton, a chi più ne ha più ne metta, chiaramente. Perché ognuno di loro, analizzando la tecnica e il fraseggio di ognuno di loro, vedrai che questo ti aiuterà tantissimo nel trovare il tuo fraseggio e poter sfruttare appieno queste scale che sono semplicissime, perché caratterizzate da 5 note, a parte chiaramente la scala blues, dove abbiamo visto che c'è la quinta e la quinta diminuita, che in questo caso sarebbe Re bemolle. La scala pentatonica maggiore di Sol sarà caratterizzata da Sol, La, Allora, ci sono chiaramente delle tecniche appunto caratterizzate dall'utilizzo di queste scale, dove mischiandole tra di loro otterrai e sentirai dei suoni che hai già sentito in moltissimi dischi. Ad esempio, il fatto di suonare il Si bemolle che sta nella pentatonica minore e il Si che invece sta in quello maggiore, suonandole insieme, ha un sound particolare, perché se noi stiamo suonando sul Sol, giochiamo sul fatto della terza maggiore e della terza minore, perché sì, la terza maggiore è Si bemolle, la terza minore di Sol. Questo tipo di fraseggio ha un sound molto particolare. Te lo faccio risentire.
È importante suonare queste scale con più tecniche possibili e immaginabili, come può essere il legato. Lo slide con il tuo dito, perché è un tipo di sound molto caratteristico del fraseggio blues, quindi una roba del tipo. Sempre visto, non ho fatto nulla di strano perché sono rimasto sempre fermo al primo box in una sola posizione e già abbiamo visto quante sonorità possiamo tirar fuori dall'utilizzo consapevole, chiaramente, di questa scala. Un'altra variante molto bella delle scale pentatoniche è quella di poter utilizzare la scala pentatonica con la sesta maggiore. Se restiamo in tonalità di Sol, sicuramente questa scala funzionerà molto bene sul primo accordo, che appunto sarà il Sol, e sul suo quarto grado, cioè sull'accordo di Do, perché la pentatonica di Sol con la sesta avrà Sol, Si bemolle, Do, Re, Mi. Se noi pensiamo che Mi è il sesto grado di Sol, e quindi una nota che suona bene sull'accordo di Sol, suonerà molto meglio di quella pentatonica minore anche sull'accordo di Do, perché chiaramente se andiamo ad analizzare l'accordo di Do vedremo che la sua terza corrisponde proprio a Mi. La differenza tra la minore e la minore con la sesta è proprio questa. Se noi suoniamo la pentatonica minore abbiamo il Fa, che è il quarto grado di Do, non è il suo terzo grado. Se invece sul Do suono la pentatonica con la sesta, avremo un sound molto più strano e più bello. Allora, a questo punto, chiaramente, a parte i classici esercizi di suonare questo tipo di scale con pattern piuttosto che con legati, è importante anche spostarsi da una scala all'altra, studiarle per esempio suonando la prima in combinazione con la seconda, ad esempio. Stessa cosa dalla terza alla quarta, scusami, dalla seconda alla terza. Anche dalla quarta alla quinta, dalla terza alla quarta e così via, perché imparerai sempre ad avere più padronanza dello strumento e più padronanza chiaramente di questo tipo di scale. Ma la parte più importante è quella di concentrarsi sul sound che ne deriva da questa scala per poterla suonare al meglio. Allora, sicuramente utilizzando la classica pentatonica potrai, come ti ho fatto vedere prima, trovare delle combinazioni tra note legate e note slide che ti aiuteranno ad avere un bel sound. Ricordati poi che nel genere classico blues, con l'utilizzo delle pentatoniche, c'è anche una variante del classico bending che, per esempio, in altri generi non ci è permesso fare. Ad esempio, se io voglio fare un bending e quindi andare da questo Do a un Re, in generi come il pop o il rock, chiaramente è molto importante che quel Re sia ben intonato, onde complicare e ottenere la situazione, ottenere un sound non decisamente bello. Invece, questa regola nel blues può venire anche meno. Perché? Perché nel blues, basta sentire ad esempio Steve Ray Vaughan o altri chitarristi su questo stile, si può fare anche un tipo di vibrato meno incisivo e più ridondante, del tipo sempre sul Sol. Anche un po' più movimentato, che non più statico. Questo semplicemente perché è un genere che si presta tantissimo a questo tipo di tecniche e poi perché, prendendo proprio come esempio la nota Do, sai che da Do a Re ci sono ancora nella scala pentatonica, ma se lo vibro un po' di meno e faccio sentire Re bemolle altro che non è che la quinta diminuita e quindi una pentatonica blues. Quindi,
Questo e altre cose che ti dirò in questo video sono semplicemente dei piccoli, diciamo, trucchetti, degli spunti di riflessione e di studio che ti possono aiutare ad affrontare questo tipo di scale in maniera veloce ed essere subito in grado di suonarle con dei piccoli accorgimenti in una maniera bella che poi possa funzionare realmente. Una caratteristica che ti ho detto invece di quella pentatonica con la sesta è il fatto di suonarla con maggiore attenzione sull'accordo di Sol, ma soprattutto su quello di Do, e in questo modo si sente il risalto che, del cambio di accordo da Sol con la pentatonica minore a Do. Infine mischiarla con la pentatonica blues, quindi la pentatonica minore con la quinta bemolle. E sul Sol, per esempio, mi piace molto mettere in risalto la minore con la maggiore utilizzando l'arpeggiamento. Adesso ho realizzato una piccola base con una loop station, un piccolo pedale della Boss, dove ho già registrato un giro blues classico, quindi primo 1-4-5 in tonalità di Sol. Gli accordi sono settima nona in diverse posizioni del manico per avere sonorità diverse, come ad esempio qui. O nel caso di Do settima nona, ma anche qua, e così via. Adesso te la faccio sentire e ci suonerò sopra mischiando scala pentatonica maggiore, minore, blues e pentatonica con la sesta. Spero che anche questo video ti sia stato di interesse e comunque ti abbia potuto dare degli spunti di riflessione e anche degli strumenti per poter suonare, studiare a casa e poter affrontare questo tipo di argomento, che sono appunto le scale pentatoniche, al massimo della loro potenzialità. Nel frattempo, ciao e buon lavoro!